Non ci sono solo paesi delle meraviglie, ma anche case delle meraviglie. Scendi giù, verso l'anima, e là troverai la casa che ti aspetta e ti rivela chi sei, dove sei andato e dove andrai. L'anima abita qui. La casa è il mondo, è il fuori e il dentro, è lo specchio del primo territorio, la casa madre della creatura dotata di possibilità esplorative nel perimetro della propria esistenza, perennemente in danza tra l'essere stanziale e il nomadismo, nella dinamica tra il limite e l'andare oltre. Sono Maria Cristina Sferra e oggi vi leggo un breve brano tratto da uno dei miei racconti inclusi nell'antologia Una casa tutta per lei. Il letto. Lei lo osservava sempre il letto, con un misto di sete e di sonno. Un giorno lei si avvicinò e vi salì sopra, si fece abbracciare dalla spuma di onda marina fattasi in quieta tela di cotone, nuotò nella luce e si lasciò cullare, addormentandosi come una bambina. Una casa tutta per lei. Lo abbiamo curato con amore, questo libro. Abbiamo chiesto a donne italiane, residenti qui o all'estero, di raccontare una storia a partire dalla parola casa. Ne sono nate tracce, perline, una collana di memorie. La casa è il mondo. La prima tana. Ciao, ciao a tutti. Ecco qui dalla mia casa di Barcellona mentre sono in quarantena e vi posso assicurare che con questa piccola peste che vedete qui non è proprio il massimo. C'è un gran disordine e vorrei tanto che la casa in questo momento fosse uno spazio interiore di raccoglimento, di riflessione per poter leggere, per poter scrivere, ma è tutt'altro. Suppongo che un giorno mi mancheranno questi momenti, perché allo stesso tempo devo dire che mi sto improvvisando come pedagoga e sto cercando di stimolare la creatività di questa piccola peste, dandole stimoli di ogni tipo. Ma attività contemplativa e riflessiva in questa casa, in questo momento, durante questa quarantena, sono momenti molto, molto rari e molto difficili. Questa è la mia quarantena. Per quanto riguarda il libro, questo bellissimo libro, sono l'autrice, del primo racconto, che è quello della Quercia. Volevo solo precisare che chi ha ispirato questo racconto è stata la figura di mia nonna. Mia nonna, che è venuta a mancare qualche anno fa, e che è stata. Non avevamo una quercia così bella nel suo giardino, però la quercia in realtà è lei, perché è questa figura imponente, l'anima della nostra famiglia, questa figura che si prendeva cura di tutti con amore e affetto. Quindi la quercia è praticamente la figura di mia nonna. Per quanto riguarda la casa, c'è da dire che è un elemento ricorrente nella mia vita. Mi capita spesso di sognare la casa, l'ho fatto, è un sogno che sto facendo proprio in questi giorni con frequenza. In questi sogni io sono sempre in una casa diversa, però la casa è sempre la mia. E io la esploro con molto entusiasmo. Il mio compito è quello di esplorare o di entrare in una stanza. Ogni stanza ben decorata, ben arredata, ne apre un'altra, che poi a sua volta ne apre un'altra ancora, sempre verso mondi diversi che io non conosco, ma che sono sempre contenta di esplorare. È un sogno che faccio tantissime volte. Ogni volta la casa è diversa, ogni volta gli spazi sono diversi e ogni volta c'è quell'entusiasmo, quella curiosità di andare in fondo e scoprire che altro c'è dietro quell'altra porta, che poi me ne apre altre. È un sogno che non sono ancora riuscita a interpretare tanto bene, però ogni volta che lo faccio mi piace. E qui durante la quarantena ci si inventa.
Yoga, biscotti, lezioni di danza, ho ordinato scarpe da danza per me e per lei, in realtà non ho fatto quasi niente di danza, però ci si diverte, ci si prova almeno. E quindi niente, un bacio a tutte e speriamo di vederci presto, magari con un altro libro. A presto e buona quarantena a tutte. La casa è il regno di Alice. Mangiami, mangiami, dice la casa, e diventerai piccola piccola. La casa la puoi mangiare e se la mangi, la possiedi, la costruisci dentro di te. Se diventi piccola, puoi abitare gli spazi dell'anima, del cuore, della memoria. Se diventi grande, 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 allora sei tu che la casa la mangi, la conosci e la fai tua. La casa dell'anima è fatta di angoli popolati dai ricordi oppure dagli spettri delle vite che non abbiamo vissuto o che abbiamo addirittura subito, come se fossimo noi stessi i fantasmi, i fantocci, con diverse gradazioni di dolore, scrive Valeria Bianchi Mian nella prefazione al volume. La casa è il luogo delle reazioni affettive, ma anche dell'odio e delle paure. Diamo feste nella casa dell'anima, organizziamo le nostre cene, trascorriamo le giornate d'estate in allegria, giochiamo con le foglie in autunno. Sul tavolo della cucina, tra gli odori e i profumi dei piatti archiviati della corteccia interionale del cervello, le mani operose degli avi continuano a rimpastare il cibo del presente. Questa è la mia casa, questi sono i miei ricordi. Una casa tutta per lei. Ogni capitolo è una stanza, ogni stanza è un capitolo. Ho mangiato la mia prima casa, la mia seconda casa, la mia terza casa, la mia quarta casa. Ho mangiato tutte le case in cui ho abitato, nei vari continenti e nelle varie nazioni. E no, non sono mai sazia. Mangio tante case, quante sono i luoghi dell'anima. Ciao a tutti, io sono Altea Arissa Gattini. Ho partecipato anch'io al progetto di una casa tutta per lei, a cura di Valeria Bianchi Mian e Emma Fenu. E sono stata contenta di aver partecipato, perché insomma l'idea della casa che ci accomuna un po' tutti era qualcosa di talmente intimo a cui non si poteva non partecipare. Gli oggetti della casa, le stanze, raccontano un po' quello che siamo, quello che ci rappresenta. Se abbiamo ospiti, la persona più vicina a noi si rende conto di quello che siamo, se glielo permettiamo. E quindi è stato un ottimo progetto per me, per farmi un po' conoscere qual è la mia idea di casa. Ciao! La casa è un giardino. Le piante crescono forti, a volte meno. Occorre sempre cura. L'io giardiniere, nella casa tutta per lei. A voi la lettura. La casa, mai come in questi giorni, è stata più oggetto di riflessione, intesa come luogo fisico, luogo che accoglie, un rifugio, al contempo forse in alcuni casi una prigione. E anche non luogo, ossia spazio dell'anima, dove l'anima vive, dove sedimenta la memoria, dove scalpita, corre, cerca calore, la bambina che ancora ci abita dentro. E la casa, fatta di mura, di stanze, di oggetti, di mobili, contiene sempre una camera misteriosa, una camera dei segreti, quella che esiste o potrebbe esistere, ed è quella che ci racconta
e che può contenere il seme di mille altre stanze che un giorno, nel futuro, diventeranno vere. Tania Bocchino, Elisabetta Calabrese, Katia Camillini, Monica Coppola, Fabiola Falcone, Elena Fanelli, Altea Alarissa Gardini, Francesca Agnemmi, Loriana Luciarini, Maria Antonietta Maciocco, Maria Luisa Malerba, Tatiana Mazzotta Malme, Lisa Molaro, Serena Pontoriero, Deborah Ravaioli, Silvia Rosa, Elvira Rossi, Maria Cristina Sferra e Nadia Sponsilli. Sono le autrici del libro, edito da Golem Edizioni, curato da Valeria Bianchi Mian e Emma Fenu. All'interno anche i racconti miei e di Emma e le mie illustrazioni che accompagnano le storie. Puoi spegnere?